Ciao a tutti, oggi gioco con Slime Isekai Memory che è uscito fuori, nuovo ban e ho già fatto un parte qualcosina, adesso faccio un attimo il coso automatico che vedete che abbiamo i Demon Lord Garden Party, tanto mi sta piacendo un bordello, come anche abbiamo, vedete già subito, adesso faccio vedere i personaggi che vedete subito. Abbiamo Guy e la sua figlia, non mi ricordo più il nome, a quel punto il problema, non mi ricordo neanche il nome. Allora, prima faccio. Allora, sicuramente faccio adesso un spoiler. Che cosa ho trovato? Qui i ticket. In parte, i primi tre ticket che ho farmato. Col secondo ticket, botte il culo, diciamo. Dov'è? Ecco qua, ho trovato Guy, la protection. Dopo faccio vedere cosa fa. Così. Col secondo ticket, quelli che danno farming. Con i punti, questi qua. Ok, space ancora elemento. Sì, già space era un po' sbroccato. Vediamo che hanno messo questi che. Hanno cambiato anche il design qua, hanno fatto un po' quel nuovo aggiornamento, un po' diversino, però ci sta. Quanto prima abbiamo. Adesso non so perché mettono sempre il doppio banner adesso. Poi tu in pratica farmarti. Poi o comprare in pratica shoppando quei soldini. Questi qua che ti danno penso rate più alti. O dire vedi qua che più alti, diciamo. Più alti quello. Però un po' mi dice un po' il cazzo. Adesso sta mettendo sempre il rate. I cosi che un po' mi gira un po' il cazzo. Abbiamo 300 daily release, però ok, quasi mai 300 giorni quella di messaggio, mancano 50 giorni, ok. Ah, c'è anche lei. Allora, la vediamo subito. Carina. Che non ho pullato, io ho pullato sempre su Shion, non l'ho trovata. Mi gira un po' il cazzo, ho trovato un po' di personaggi in pratica. Bella chinata. Faccio vedere subito questo qua che è la buona, cioè è tanto, diciamo un support che debuffa, in pratica, bello costume. Skill, tanta roba che incrementa physical attack, la resistenza 10%, tanta roba però, ecco. Aumenta il 20% se stessa dall'attacco e il crit per 100 per un turno e. Che può, diciamo che può oscillare la resistenza up del single target, pratica, vedi qua la resistenza, 80% per due turni, incrementa solo il combo damage, equivale alla fine battaglia del 5%, massimale del 60%, è carino, non è male, perché poteva oscillare, però potevo, diciamo, ho puntato su Shion, ci ho speso un pochettino, non ho trovato, ma altri personaggi, poi appunto mi gira un po' il cazzo. Abbiamo. Adesso spendiamo, sono 4 ticket, spendiamo un attimo, tanto mi cerco più di got. Tac, scusate, devo fare un attimo alcune cose, tac, dopo questo faccio dopo. Così. Spendiamo i ticket, secondo me non mi interessa, dopo facciamo. Abbiamo anche un nuovo personaggio questo qua, il free to play, che però danno di questo nuovo evento in pratica. Adesso di chi è questo qua, la ragazza, se mi ricordo di uno dei demoni, il Lord Demon, se mi ricordo chi. Allora, ok. Quanto prima abbiamo lo 2. Vediamo. Io non ho visto la skill tutta completa. Lei qua lancia, ok. La devo farmare anche su evento, su qua del lancio. Devo farmarmi. Un po' di space. Bello che danno a tutti, ok. Bella sua figlia, Abbiamo Guy, molto bello come mi piace, come suo. Voilà qua, pam, apre la porta. Quanto è sempre figo Guy, cazzo. Sempre figo Guy, posso dire niente, cosa, dai, spendiamo i ticket, vedete, non ho fatto mai pull, ho fatto solo i ticket. Ora questi qua vorrei spendere perché, in pratica, lei. Allora, lui è molto forte perché è un manipolatore completo, si vede qua. Può cambiare tra quelli blu, quelli e quelli marroni, c'è, cioè uno skill in quei verdi, tanta roba. Ok, e duisce il target, ok, duisce a tutti i target, l'attack damage resa del 10% più turni, incrementa gli altri la secret squid wage, la secret skill wage 35%, non male per quello, Molto buono, molto buono, molto molto forte. Così, diciamo, trovarlo col secondo ticket, così quelli grigi, non è male. A lei, che non è bruttissima, che la vorrei anche. Danna a tutti, così svinisce tutti la guardia power 10% più due turni, non male.
abbiamo la Gala of Gaiety, che è chance di give Frostbite, che è alleato del 80% per 3 turni. Fa un danno del 150% basic space fisica. E la madonna. Buono questo qua, figo. È anche una manipolatrice. Può anche, scusate, un po', può anche manipolare. Passiva, sì, cioè la passiva mai non è che mi interessa tantissimo, mai guardo puntando sulle skill. Le passive sono sempre quasi sempre solite, quello. Io guardo sempre le skill, la mossa suprema, quelle, le passive quasi quasi. Allora so, c'è un pell'ultimo conto che intanto non mi interessa. Sì, ok, accumulato tanto roba di 2%, 70% difesa, ok, però è quello, non è che guardo tantissimo per quello. Io quando la maggior parte guardo sempre il kit e le mossa suprema così. Allora, questo le spendiamo. Aspetta, prima vediamo anche la free to play, che è dunque piano piano potenziale. Ho fatto, eccola qua, Space, la Maggiordomo. So, Misery, oddio, chi è questa qua? Io non mi ricordo di cazzo di chi era. Non mi ricordo più, Allora, incrementa la Soul Skill Wage del 20%. Buona, dunque potenziale per due turni. Incrementa la Soul. Pazzo. Ah, vero che può, diciamo, cura chi ha quelli, diciamo, gli HP più bassi, tanta roba. Ah, bello, fa così subito? Boni. Ha cambiato la meccanica, questa cosa non ci ho mai guardato, prima non era così, forse. Non mi ricordo più, non so, perché prima non mi ricordo più. Ah, poi so anche quelli vecchi, tanta roba, adesso hanno migliorato, non devi per forza vedere se quelli orbe, forza. Madonna, 300, vero? Oh, finalmente hanno cambiato un po' la meccanica. Tanta roba, finalmente. Però dici, posso sprecare la mana. Se fa... Ah, ok, se usi gli altri sprechi mana. Se non usi gli altri non sprechi mana. Ok, perfetto per quello. È tanta roba, sai, tanta roba. Non è male. Appena 4 vogliono, appena? Così pochi? Hanno abbassato. Ah no, perché 109 di quelli. Ma dai, buttiamo così. Per questa volta almeno capiamo. 100.000 di diciamo di spiriti. Diciamo di mana. Buono, buono. Non sapevo se la meccanica, non ci ho mai guardato. Non fosse aumentato i skill. Però tanta roba. O sai, se usi quelli uguali, non hai niente. Cioè non hai nessun spesi di extra. Siete diversi devi spenderli, ok. Lei mi pare che l'ho maxata. Yes, per quello. E fa vedere un'altra protection. Forse lui non ha che aumentato. L'ho aumentato che io mi ricordo che non c'era questa meccanica qua, forse prima. Ah no, perché è quello, perché forse non mi ricordavo, perché non ho anche potenziato a prescindere per quello. Per quello. In parte ho posato qualsiasi roba. Ok. Buono questo qua, buono. Questa diversa meccanica ci sta di più. Hanno migliorato un pochettino. Buono, anche più veloce. Sta piano piano migliorando, piano piano. Asprocia sempre la pecca, quello del farming delle gemme. Quello un po' c'ha sempre la pecca dei farmati delle gemme. Quello rimane sempre. 14. Ma lui è forte, mi serve. Lui mi serve. Tanta roba, quella di voglio la sua figlia. Tanta roba. Andiamo a fare questo paio di pull. Non so quanto è. Però personaggi da pullare? Sì, perché un manipolatore del genere di Gai. Di Space molto utile, perché poi in pratica puoi manipolare qualsiasi tutta roba, come tipo quello di elemento terra. Adesso mi ricordo più il nome, che non gioco un bordello tempo. Quel vecchietto Oni, adesso mi ricordo più, che è un manipolatore del genere, sono strautili. Dopo diminuisce la resistenza, o di incrementa skill wage, tanta roba. Quindi poi tipo te spammare mosso prima a manetta, e poi fa anche più danno, quindi tanta roba. E lei a me mi piace per la sua seconda skill, fa anche danno, sì, tanta roba. Io questa meccanica qua non ce l'ho mai avuto, perché in quella vecchia ce l'avevo, però non l'ho mai trovata.
Se riesco a prenderla, tanta roba a quel punto, che almeno ho una meccanica nuova, voglio che provare a scoprire come funziona. Vabbè, adesso non so quanti sono, non riesco a farle, ma 1200 dovrebbe essere, io non riesco a farle. Non tutte, quella però me ne hanno fatto i video, quello dico. Vediamo. Niente, neanche Millim Animation. Ok, niente. 400, ma mi pare 3 muti mi faccio, ok. Millim. Ok. Cambiato qua, che è stata schermata, quindi abbiamo un personaggio. Non è garantito quello. Però ce l'abbiamo, che è stata schermata rossa prima. Ok, vediamo se mi dai lei, so tanta roba, mi sono contento. Mi risparmio anche le gemme, che volevo Shion Summer, ma non l'ho trovata. Che ho speso un po' di gemme, non l'ho trovata. Mi ha tagliato il personaggio, ve lo faccio vedere. Guy? Ancora Guy? Ancora Guy? Potevi darmi l'altra? Non sono più contento. Oddio, tramonto, vediamo. Non penso, no, niente. Mi gira un po' il cazzo, mi ha dato Guy. Non mi lamento, Però, sicuramente mi farmerò altre gem più avanti, Perché mi devo fermarle. Però perché la voglio lei. Una tua coppia, non è malaccio quello. Sono felice, ho portato l'una. Io ho sprecato i frammenti per portare a livello 84. Per quello, ho sprecato i 5 shard, in pratica quelli dei Vine, quello. Non male, mi finisce la difesa, molto buono. Ancora più forte, quella tanta roba. Però volevo la sua figlia. Volevo tanto. Devo fare altri 150 gemme, quindi sicuramente forse ci arrivo. C'ho ancora un paio di farmi di storia, Lo fa anche la torre, non avanti con la torre io, quindi sicuramente con la farm della torre, cioè è andata molto più avanti, riesco a farmela. Ho fatto un po' di questo, però dopo mi sono fermato perché non c'avevo quel livello di potenza, che potrei farlo, però, quello. E ecco, aspetta, mi prendo le cose qua, 33.000. Ah, vedo, c'ho anche i ticket, è vero. Aspetta, prima questo, la città mi serve per le missioni. Questo lo prendiamo. Che mi serve... Due cristalli mi servono. E siamo quelli via. Dopo gli altri me li farmo piano piano. I ticket, vabbè, c'ho anche 10 ticket più o meno. Così c'ho una multi per farmare più avanti. Sì, dai, ci sta, ci sta. Questi sono utilissimi che mi servono. Ho 29.000. Ok. I pacchetti che adesso pubblico non l'hanno messo. Li muovo per sapere. Ah, ha messo lui come 8, non ho visto, ok, ha messo lui. Ok, fa vedere cos'è lui. Cos'ha di 8 gram, questo qua, Lord 8 gram Dragul. Guarda cosa fa. No, ok, no base, nuova skill, ok, nuova skill, diciamo, sua personalizzata. Grand Smash, fa un danno 240% basiche, elemento terra, a tutti, diminuisce, madonna. Diminuisce la difesa. Ah, sì, cioè, diminuisce se stesso la difesa alla fine del turno del 15%. Però non è limitato, ok? Non è. Però fa un danno 250%. Madonna, come cazzo può essere forte questo qua? È da provare quello, è da provare questo qua. Dopo tanta roba, ha la stessa meccanica di Valentine, che incrementa se stesso, però lei a tutti in pratica fa. Tutti i suoi colpi, lui fa se stesso, tanta roba, cazzo, Incrementa il gauge del 40%, io non so, se è maxato può fare una, può anche aumentare di più, forse anche il 50%. O anche di più, tanta roba lui, porca madonna, è uno dei più forti, E se stesso, che okay, si infligge il 30% di danno di HP, ok.
Ok, madonna. Io ho portato Valenti livello 84 perché almeno mi sbloccava passivo. Adesso mi manca. A me mi manca Guy, Milim e lui. Però lui tanta roba, eh. Perché lui mi piace un bordello. Guy è forte per il suo stun. Lui è forte per il suo stun, è più forte. Però Milim è andato un po'. L'ha succlassato quasi tutti, eh. Anche Ramiris, eh. Però è l'unica supporta fortissimo ancora l'elemento, eh. Guy lo qua prendo perché è suo, questo tanta roba per il suo stun. Però ormai come ci porta quasi tutti anti-stun hanno. Lui forte, così no, non è proprio il forte, no, lei è fortissima. Fortissima, sta qua, l'ho preso a coppia, però la prossima che prendo da Daggruul. Però solo prendo lui, mi interessa solo un bordello che c'è la sua nuova skill, la sua meccanica e tanta roba. Voglio provarlo più avanti, se non so quanti li ho. E 18 c'è un bordello da farmare, che l'ho appena spesi. Ok, flashback, devo prendermi anche queste qua le fiamme ancora, mi devo prendere fiamme, anche gli altri personaggi. Devo piano piano nei prossimi giorni riprendere le fiamme, okay, per poter fare anche gli altri le armature, ok. Ah, qua devo farli, ok, qua devo farli ancora, avanti con la sto qua avanti con la torre, diciamo, con un bordo di roba ancora da farmare di gemme, perché sono fermato, non ci ho mai più neanche toccato. Tic, mi servono anche i martelli, mi servono. Ok, ho messo questo qua. Ticket. Qua è utilissimo. Ah, ho messo questi qua anche. 60. No, per le boccette sono più utili. Le boccette sono utili per fare la torre. È troppo utile per la torre, è utile. Anche cambiato anche qua il design, tanta roba, ha cambiato un pochettino di roba, l'hanno cambiato un po' di design così. Perché fa. Ok. Ok, dai, carica, veloce. Tanta roba. Quello. Allora, bello, fortunato tra Guy un'altra coppia. Ok, livello 84, 88, ci sta. Però volevo molto più la sua figlia. Perché volevo più quella meccanica, quella nuova, che non ho mai. Non è nuova per me, sì, perché non l'ho mai più trovata per quello. E fa anche danno, così, tanta roba. Ok. Ce li ho 8, buono. Se mi danno la coppia di lei da figlio me lo porto di livello 84. Buono così. Buono così mi porto di livello 84, non la porto. Spendiamo così qua il ticket. Ah sì, dai, spendiamo quanti li ho, ci vai. Non penso che. Ah, vero, questi ticket sono di merda, mi pare. No, fosse di merda, no, niente, non le spendo, vero che sono di merda. E niente, qui qua shop, voglio vedere un attimino come funziona, come se l'hanno cambiato qualcosa. No, pacchetti. Ok. Ah, c'è ancora questa qua. Ok, hanno tenuto meccaniche qua, ok. Che puoi spendere per prenditi. Però ha messo nuovi medal. Bazzar ha messo forse. Ok. E questo qua non ho capito dove cazzo si trovano. Queste qua le held. Devo cercare qualche suo video su YouTube. Devo capire come si trova. Che prendemi esempio un Rimuru. Un Valiant Elemento Terra. Questo qua che è tanta roba. Sono due molto buoni questi due, eh. Uno o due sono molto buoni, eh. Ma anche lei è molto buono. Lei, lui non muove, cioè mi muovo, ci sta, quello ci sarebbe. Ok, c'è il mentovento, ok. Però devo capire dove cazzo si prendono le 8 gram assemble bazar. Quello che. Non ho capito dove cazzo si trovano. Perché sul shop c'è. Non c'è neanche, ne trovo neanche nel bazar.
Boh, forse sulla torre o da qualche parte, devo cercarla. Devo cercare un po' perché non so neanche dove cazzo prende in quelli, quei cosi lì e quale, così non può capire per bene. Così, ragazzuoli. Da pullare? Sì, qual punto non troppissimo. Qual punto tenete da parte perché i personaggi sono forti. Però da vedere cosa c'è tra i prossimi banner, diciamo, perché ci sono due uscite fuori 4. Quindi spendete perché è quella. Come protection tanta roba, perché il drago, adesso mi ricordo più i nomi, quello là, l'ultimo space, fortissimo, però come nei eventi lunghi o delle missioni lunghissime. Però con lui può manipolare per 6 cose, basta diciamo, la resistenza del 10%, adesso poi è aumentato il skill gauge, può anche aumentare tanta roba, anche la sua figlia non è male, quindi tanta roba. Quanto può arrivare adesso? Adesso scusate, guardiamo la skill. Quanto può arrivare adesso lui? 88. Ok, può arrivare un 15, ma che è un 35% che non ha potenziato. Che è sempre quello. Ok, dopo vedete, ho in pratica ho trovato nel Shion, nel ban di Shion. Ci ho spullato un'altra copia di Verdola. Ecco, appunto, mi ricorda più il nome. Verdola, ho trovato una copia, ho portato 92. E un'altra coppia anche di Milim, questo qua. Besti cazzi, però avevo lei qua, la volevo, però non me l'ha fatto trovare. Buono così. E qua ho trovato chi Akuro, mi ha dato un'altra copia di Akuro, però a livello 100. E basta, dopo gli altri mi pare non ho più trovati niente. Vedete, ho guardato 84 apposta. Ah, è lui, ho trovato qua. Mi ha fatto la cosa in pari Milim Animation, cosa del genere, non mi ha dato lei, mi ha dato Gopta. Volevo lei, mi ha dato Gopta, mi ha dato. E lei mi ha dato Gopta, è quello. Mi gira un po' il cazzo, Milim Animation buttato un po' dal cazzo di cane, però. È quello. Ah, devo potenziare anche lui che non è malaccio, eh. Quindi questo io l'elemento Dark non è malaccio. E niente, ragazzi, quanto prima spendete, ma non troppo. Fate un esempio. 5 multi più o meno se avete, massimo così dopo vedete. O so, massimo aspettate sempre alla fine quando si fanno tutti, no, vedete qual puntare. Perché sicuramente di qua abbiamo un supporto. Sicuramente prossimo personaggio dovrebbe essere un attaccante e prossimo con un altro support o un debuffer, cosa del genere, forse più un debuffer. E il quarto banner, cioè quello mischiotto a quel punto. Così per me metto il prossimo un attaccante. Perché lei non è un attaccante, quello è più un support. Quindi il prossimo personaggio è più un attaccante che fa danni. E il prossimo c'è cioè un colpo. Per me penso un buffer come tipo Hinata a quel punto. Death on the Striker, o del genere. Per me fa un po' del genere. Così quanto prima. Ho aspettato dopo tutti. Quindi escono tutti i tre banner e tutti i quattro. E dopo vi scegliete poi da pullare. O se no fate un paio di pull che come abbiamo lui è tanta roba perché può fare tutti anche più danni. Quindi tanta bella roba per quello. E volevo lei però bene. Ma se me ne faccio quanto prima ho la torre. Quindi c'ho tanto roba da farmi. E se non so a che livello è arrivato dalla torre. Che però mi sono fermato di tanto tempo Sono fermato da tanto tempo. Devo andare avanti per quello. Allora aspetta, devo cambiare la torre io adesso. Floor. Ah, ti dice anche il reward. Meno male, che bello. Non mi è neanche migliorato anche questo. Se devo andare avanti con la torre, forse è meglio andare avanti con la torre. Meno vado avanti a farmare gemme, quello. Vedo, devo anche completarle, eh. Vedi che mi dà 50 gemme mi danno anche. Quello. 26, 27. Ah, qua ti dici tutti i piani che sono usciti. Ok, fino a 45. Buono, quindi potrei farmi altri un paio di multi. Perfetto. Qui mi pare che sono arrivato. Ah, sì, è vero, 25. Devo completare per i tesori, quello. Devo completare per i tesori. Quello. Ah, vedo c'è le challenge di merda, cosa me ne farò mai, che fanno cagare, questa meccanica è un po' di merda. Ok, vale, perché io sono fermato a 25, devo fare 26 adesso. Ok.
284.000, ok. Quindi i prossimi giorni me ne faccio la torre, quindi mi farmo un po' di gemme. Sì, lo so come funziona, ok. Ok, sì, skippiamo ma usciamo, ok. E quanto prima mi farmerò e forse farò un altro video pull apposta per quello. Se mi danno la figlia, se non mi ricordo più, la come si chiama? La. Beh, Zarda è quel punto che mi interessa. E dopo vediamo. Quindi, ragazzi, quanto prima. Adesso ci metto un paio di giorni che dopo ho cominciato a lavorare. Così che fai altre cose. Così ci metto un po' di farmi. Ci metto un pochettino. Però farò un video apposta. Solo di pull. Quindi ragazzuoli, ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!